all'esordio casalingo e reduce dal bel successo conquistato 7 giorni fa con le Valdez, l'Imperia non riesce a superare un'altra matricola davvero terribile, il Barberino del Mugello. È finita 2-2 al termine di un match davvero ricco di emozioni. Per i primi 20 minuti le due squadre si fronteggiano prevalentemente a centrocampo. Si può dire che si godono lo splendido sole che oggi ha fatto da cornice al Ciccione. Poi al 22esimo la squadra ospite passa sorprendentemente in vantaggio. Infatti con un gran tiro in diagonale Nardi porta in vantaggio il Barberino del Mugello, elude la difesa nerazzurra che invocava il fuorigioco. La replica dell'Imperia non si fa attendere su una difettosa uscita del portiere Berni, Pennone spedisce di testa al lato. Al 30esimo Pennone ha una palla gol per pareggiare, infatti dopo una bella azione Minasso offre uno splendido pallone all'attaccante nerazzurro che svirgola la palla del possibile 1-1 e subito dopo lo stesso Pennone obbliga Berni a una parata a terra. Al 39esimo è ancora Berni a parare un tiro di carbone dalla distanza, mentre l'Imperia previene al meritato pareggio al 41esimo con un colpo di testa di Alfano su punizione di Barone. Ma proprio in chiusura di tempo gli ospiti tornano in vantaggio con un eurogol di Scatizzi che dalla distanza da circa 25 metri con una gran punizione sorprende Gesto all'incrocio dei pali. Sul 2-1 si va all'intervallo. La squadra nerazzurra, allenata da Pisano, nella ripresa preme alla ricerca del pareggio, ma il risultato non si sblocca, sino al 26esimo minuto del secondo tempo, quando il match assume una fisionomia importante. Il portiere Berni, uno dei migliori fino a quel momento, infatti commette un'ingenuità e trattiene la palla fuori dall'area con le mani, viene espulso. Al suo posto in porta va Gherardi, il giovane portiere col numero 12 che va a sostituire però Scatizzi e sulla punizione seguente Iannolo da poco entrato riesce a pareggiare con un baby in porta. La squadra del Barberino del Mugello arretra tutto il baricentro e l'Imperia prova a vincere la partita. Nel finale ancora l'Imperia a provare il successo, Minasso tira dal limite, la sfera va fuori e poi con tutto il Barberino arroccato nella propria area di rigore ci provano un po' tutti, ma la porta di Gherardi non si apre, finisce 2-2.